Assistenza tecnica Copernicus, come posso aiutarla? Ha molti problemi. Vediamo subito, mi dia le sue credenziali. Nome? Mediterraneo. Data di nascita? Però, non glieli davo milioni di anni con una voce così giovanile. Eccola qui, Mar Mediterraneo. Lei è una delle aree di maggiore interesse per il nostro programma, sa? Copernicus, il programma europeo per l'osservazione del pianeta Terra. Ci occupiamo anche di oceani, con particolare attenzione per i mari europei, proprio come lei. Facciamo osservazioni e previsioni dello stato del mare. Utilizziamo dati da satellite, misure sperimentali, simulazioni al computer, informazioni che sono liberamente scaricabili da chiunque. Sì, ma mi fa... Si calmi! Che mare agitato, mi dica! Cosa? Non sta bene? E va sempre peggio? Cosa si sente? Febbre. Vediamo subito, controllo i nostri report del servizio di monitoraggio marino. Ecco qui. A causa del riscaldamento globale, in effetti, la temperatura superficiale del Mediterraneo è aumentata di un grado negli ultimi 25 anni. Avverte anche del gonfiore? Lo sospettavo. Quando viene riscaldato, un liquido aumenta di volume. Se aggiungiamo anche la fusione dei ghiacciai e delle calotte polari, ecco che il livello medio dei mari si alza, nel suo caso, di 6 centimetri negli ultimi 25 anni. Come dice? Acidità. Quella è una conseguenza dell'assorbimento della CO2 prodotta dalle attività umane, che sciogliendosi in mare genera acido carbonico. Rispetto al periodo preindustriale, l'acidità degli oceani è aumentata del 30%. Come andrà nel futuro? Guardi, per le previsioni a lungo termine dovrebbe contattare il nostro servizio Copernicus sul cambiamento climatico, tasto 2. In ogni caso, posso anticiparle che gli scenari sono preoccupanti. Mari più caldi contengono meno ossigeno e stressano il metabolismo degli organismi marini. L'aumento di acidità ostacola la formazione di gusci e scheletri e l'innalzamento del livello del mare minaccia gli ambienti costieri. Certo che dobbiamo fare qualcosa. Guardi, Copernicus sta mettendo in campo le conoscenze scientifiche e le tecnologie più avanzate. E questo è necessario per individuare misure efficaci contro gli effetti del cambiamento climatico. Sia fiducioso, un'intera comunità scientifica sta lavorando anche per la sua salute. Si figuri, è stato un piacere, arrivederci. Assistenza tecnica Copernicus, come posso aiutarla? Come dice? Mar Baltico? Eccone un altro. No, parlavo con un mio collega, mi dica... Sì, sì.